paese, il nostro, perché se parliamo di cancro, di terapie anticancro, beh, viene fuori che ci sono un sacco di lavori, di scoperte. Poi però viene anche fuori che siamo ultimi per quanto riguarda l'Europa nella prevenzione. Ed allora, buongiorno al professor Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro. Buongiorno. Insomma, a lei. Anche nella ricerca contro i tumori, professore, c'è questo male di sempre. Picchi di eccellenza e... Noi abbiamo un ottimo sistema oncologico nel nostro paese che ci permette di raggiungere ottimi risultati. Siamo nella parte superiore della media europea, anche di tutti i paesi occidentali, in quanto a riduzione della mortalità indotta naturalmente sia dalla diagnosi precoce che dalla ricerca e dall'applicazione di sempre nuovi farmaci biologici oggi, perché la ricerca soprattutto in campo oncologico si riferisce all'applicazione di farmaci cosiddetti biologici molecolari. Però purtroppo ancora il nostro sistema regionale che organizza l'assistenza per quel che riguarda la prevenzione è a macchia di leopardo. Abbiamo una buona prevenzione, ottimi screening al nord, meno buoni sono quelli organizzati dalle regioni meridionali, sia per quel che riguarda gli inviti alla popolazione di sottoporsi a questi screening, sia per quel che riguarda l'adesione agli screening stessi. Insieme contro il cancro, vediamo questo servizio di Cristina Clementi, poi torniamo in studio. Il tumore rappresenta il 28% di tutte le cause di decesso ed è la prima negli adulti. Eppure, grazie alla diagnosi precoce e a terapie innovative, di questa patologia si muore sempre meno. Secondo un'analisi della Fondazione Insieme contro il Cancro, oggi in Italia 2.800.000 persone vivono con una precedente diagnosi di neoplasia. 20 anni fa erano circa la metà. Di queste, il 50% non presenta la malattia a 5 anni dall'individuazione. Si può dire perciò presumibilmente guarito. Eppure il nostro paese non fa abbastanza per la prevenzione. Siamo ultimi in Europa per investimenti in questo settore, al quale destiniamo lo 0,5% della spesa sanitaria complessiva, contro una media del 2,9% nell'Unione Europea. Ecco, fermiamoci su questo dato, professore, perché è impressionante. 0,5 della spesa sanitaria complessiva in Italia, 2,9 nell'Unione Europea. C'è proprio un mare di differenza. Sì, questo riguarda la prevenzione. Se poi guardiamo al finanziamento pubblico della ricerca, purtroppo questi finanziamenti si sono molto ridotti nel corso degli anni, di circa il 30%. E meno male che ci sono le fondazioni private, le charities, che nel nostro paese sono molto attive e consolidate anche nell'immaginario collettivo. La gente dà soldi per la ricerca sul cancro, come per la ricerca per altre patologie, e quindi se non ci fossero queste fondazioni private veramente avremmo seri problemi a poter portare avanti i nostri programmi. Io qui, professore, ho un'agenzia del 2 aprile, quindi di un giorno fa, dove si dice: da italiano a Vienna, nuova strategia per frenare la crescita del cancro. Quindi la nostra ricerca è sempre attiva, ottiene sempre buoni risultati. La nostra ricerca è molto attiva, sono molto buoni i risultati che poi si ottengono nei pazienti. Ciononostante, la fondazione che presiedo è molto preoccupata dei danni derivanti dalla crisi economica e soprattutto dei tagli lineari che molte regioni hanno fatto alla sanità e quindi anche al settore dell'oncologia. Noi abbiamo fatto in un documento formale che abbiamo presentato al Senato circa un mese fa delle proposte precise per razionalizzare il sistema, per risparmiare anche, ma per aumentare l'efficienza del nostro sistema sanitario nel settore dell'oncologia. Ecco, dai macro temi passiamo invece ai consigli che possiamo dare alle singole persone. Ecco, ogni italiano di buon senso rispetto ai tumori che deve fare? Controlli, screening? Ma intanto deve adottare corretti stili di vita.
Quindi corretti stili di vita significa un'alimentazione sana, cercare di non aumentare di peso, non deve assolutamente fumare perché il fumo è responsabile di più di un terzo di tutti i tumori e poi si deve sottoporre agli screening, quelli che vengono riconosciuti come in grado di abbattere la mortalità e sono quelli per i tumori del grosso intestino col sangue occulto fino alla colonoscopia, sono quelli per il carcinoma della cervice uterina con il PAP test o i test molecolari per l'individuazione della presenza del papilloma virus e sono quelli per il tumore della mammella con la mammografia o altri esami che in questo tumore si è in grado anche di calcolare il rischio individuale della singola donna di andare incontro al tumore e quindi programmare dei test che siano efficienti nella singola donna. Ecco, mi ha impressionato in particolare quella notizia secondo la quale ci si potrà addirittura misurare il rischio di ammalarsi. Assolutamente, oggi è possibile considerando fattori individuali, stili di vita, l'incidenza nel proprio ambito familiare di determinati tumori o addirittura calcolando e individuando dei geni che sono responsabili di eventuali trasmissioni ereditarie della malattia, è possibile calcolare il rischio che ogni individuo ha di andare incontro a un determinato tumore. Io la ringrazio, professore, parlavamo prima della ricerca privata, quindi anche di Teleton, benissimo, Teleton una importante realtà nel nostro paese, ne parla adesso Elisa. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie.